Vi chiedo scusa di non essere Belen. No, vi ringrazio, voglio essere brevissimo anch'io, primo perché abbiamo molto poco tempo, perché tra poco scatta la convocazione. Sono in un momento di grande felicità e per cui mi sento anche molto grato, per molti motivi. Sono felice di essere qui, sono felice di essere in Puglia, lo dicevo prima in un'intervista, ogni volta che mi capita di venire a lavorare in Puglia mi si stampa sul viso un sorriso un po' ebete, di gioia. E di gratitudine nei confronti di questa terra nella quale mi riconosco in ogni pietra e in ogni spruzzo d'acqua del mare, che insomma spruzzi che ci siamo presi in abbondanza in questi giorni. Grato enormemente ai Blues Brothers della cinematografia italiana, ai fratelli Avati, Antonio e Bubi, che hanno voluto fortemente questo film, lo hanno sostenuto, lo hanno portato in Puglia, e questo mi ha permesso ovviamente non solo di trovare i luoghi, ma anche gli amici di un tempo e amici nuovi, Toto Onnis, Azzurra, Fabrizio Buonpastore, Finuccio Sinisi, ai quali io sono molto grato per l'affetto e la dedizione che ci stanno mettendo in questo film. Sono enormemente grato a Eugenio Cappuccio per la stima che mi dimostra tutti quanti i giorni e anche per aver scelto Belen come coprotagonista, e posso dire che non ho mai avuto tanti amici come in questo periodo e sto anche recuperando delle antiche amicizie, per cui questo vorrà dire qualcosa. Non vedo l'ora di incontrarla e di lavorarci insieme a Roma e poi in Texas, perché questo è un film di Stallone, anche di vari luoghi che avranno anche addirittura un modo di girare completamente diverso. Insomma, è un'avventura fantastica, ma adesso, per parlare un pizzico seriamente, sono molto felice e grato perché il personaggio di Piero Cicala è un personaggio di quelli che un attore vorrebbe incontrare nella vita, per cui un pizzico di emozione ce l'ho e spero di restituire quello che è necessario per fare di questo un piccolo grande film.